Ciao. Andrea, allora siamo qui al Fuori Porta. Ora sappiamo bene cos'è il Fuori Porta, l'Enoteca Mito di Firenze, e te che stai degustando un vino particolare. Certo, finalmente Cabernet dopo una settimana di Sangiovese, come dire, anche so, no, ma finalmente, nel senso, si cambia. Senti, ma il Cabernet di destra? Sì, Cabernet. Ecco perché ti piace, lo so. No, perché altro poi questi diciamo, nuove realtà mi incuriosiscono. E lei, ma di cosa stai parlando? Perché sto noi si parla di Monteverro, a Capalbio, ecco. Presente, sì. Il giardino dei Tarocchi, l'altra. Ti vedo preparato. Sì, sono stato da poco. E è una zona sempre considerata caldissima, buona per i vini, diciamo, maremmani, ma non vini di qualità. E per fortuna c'è qualche visionario che ha tempo, soldi, voglia. Senti, ma Monteverro. Monteverro, diciamo. Ma non so perché mi viene in mente un nome particolare. Verro, vabbè, sarebbe, si sa, cinghiale. Chiaro, quindi siamo proprio sul territorio. Quindi benissimo, si dice cinghiale. E ovviamente, quindi essendo sul territorio, il proprietario sarà ovviamente Maremmano? No, assolutamente no. Perché adesso non so come si usa Monteverro in tedesco. Ah, tedesco, tedesco. So, Wildschwein, Berg. Sì, però hai ragione, Però essendo a questo punto, chiaramente però avrà scelto un enologo, ovviamente di territorio. Ovviamente francese. Francese, eccolo qua. Abbiamo anche l'enologo, perfetto. Questo perché la Toscana, alla fine, tutti ci vanno a finire in Toscana. Però a questo punto dobbiamo fare un vino di territorio. Di territorio. Quindi andiamo a scegliere Cabernet Sauvignon. Eh beh, mi sembra evidente. Quindi andiamo. Ma senti, ma un po' di Merlot, no, sai, per quelli di sinistra. C'è un po' di Rodano. Ah, quindi niente. Merlot io proprio zero. Vabbè, dai. No, però è bello farsi sorprendere, perché uno dice assaggia un vino dove i vigneti hanno 4-5 anni, estrazione, profondità, eccetera, uno si aspetta una cosa rasposa, legnosa, di quelle che ti asciugano il palato. Invece sono qui che sto bevendo, dopo 450 assaggi questa settimana, sto bevendo un vino. Oh, bravo. Una notizia. Però effettivamente sono queste cose che non finisce mai di stupirti, l'enologia, il mondo del vino, che venga fuori un vino così misurato, equilibrato, dolce senza essere stucchevole, con parecchi gradi, ma che non li senti, a Capalbio, che sappiamo che non è proprio. Quindi allora, ricapitolando, Monteverro come vino diciamo principale, Terre di Monteverro come il alla francese del Second Ben. Poi invece facciamo, abbiamo il Syrah. Non ci mancare niente. Bene. E però è un po' di bianco, per favore. Ovviamente c'è un Chardonnay che si farà, ma che è interessante, un progetto importante. Per quelli ancora che apprezzano il Chardonnay. Come si farà? Cioè, non è fatto. Che abbiamo assaggiato un 2008 un po' imballato nel legno, un 2009 che ancora. Imballare non imballi te, io lo bevo, ma insomma, va bene. E poi, però, ho il territorio. Piacevolissimo. Sapido, bello marino, bene. Sorprendente in bocca, e la chiusura del cerchio, appunto, le Grand Van, che è un piacere tornarci sopra. Quindi Cabernet e? Cabernet e Cabernet. C'è da Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e un po' di Syrah. Allora c'è un po', allora posso bere. Bene, allora Merlot, posso bere. Petit Verdot. Petit Verdot. Non poteva mancare Petit Verdot, no. No.